Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Eclipse, sempre con Da Fabiat. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo terzo episodio di Pokémon Eclipse. Quindi, cosa abbiamo fatto nello scorso episodio oltre a trovare Shiny? Wow, finti Shiny? Niente, nello scorso episodio abbiamo anche battuto la palestra, signori. Mamma mia. E in questo proseguiremo verso Naga Cemetery, il cimitero di Naga. Ma no, ma se è un cimitero non puoi mettermi sta musichetta. Devi mettercela la musichetta di Lavandonia se è un cimitero. Mystery Vast Selvatico ci sarebbe. Io cerco qualche Pokémon qua, te lo dico. Anch'io, ma non, qua non penso ci siano Pokémon. No, ah già, c'è l'erba alta, scherza. Vulpix, mio. No, sei un pezzo di merda. Vulpix è mio. Markrow. Vabbè, preso, perfetto. Questo va in squadra diretto. Sidebar aggiornata, via. Ma tu c'hai un culo che... Ole. Sidebar aggiornata. Ok, se parli ai vecchietti non dicono un cazzo. Dai, Cristo sta... Cristo sta... Ok, qua c'è altra erba. Ralts selvatico. Vulpix c'è la braciere. Bella, c'ha braciere. Allora io prendo Markrow, dai. Ma come? Ma come fa Ralts a avere Flash Fire come abilità? Boh, chiederlo a me. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Tu hai trovato Markrow selvatico? Sì, prendo lui. Beh, l'ho visto anch'io, però mi tengo Vulpix che... Però Gesù, bambino. Dai, entra, hai un PS. C'è una casa spettrale, Fabio. Adesso andiamo. E meno male che è capitata nel mio episodio. Ah, è vero, che culo. Ah no, ok, non ci fa entrare nella casa purtroppo però. Ok, io ho Markrow e tu hai Vulpix. Perfetto. Sidebar... Mi torna a curare se aspetti un attimo. Porca tro... Sì, anch'io. Mi ha schiattato il Vulpix. Oh, che bello. Evviva. Sto provando ad allenarlo in primo posto, ma mi sa che mi è morto male. Forse avrei dovuto evitare. Ok, mi curo velocemente, tanto col velocizzatore, raga, si fa con una bellezza. Esatto. Allora. Anche se ti fa venire oneste crisi epilettiche. Sì, vabbè, però quello figa, cioè, zio. Ci può stare. Ziben. Cioè, Ziben. Allora, perché in ogni serie qua dobbiamo fare certi riferimenti? In ogni video dobbiamo fare certi riferimenti. Cosa? Non ci posso credere, c'è rosso. Stai scherzando? C'è rosso da vecchio. Aspetta, 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 aspetta. Non ti dico da cosa lo capisci, perché se vedi un vecchietto davanti a una tomba e ci parli... Io ho visto un vecchietto davanti a una tomba, ma mi ha fatto silenzio praticamente, cioè... No, appunto, i tre punti. Oddio, non ci ho pensato! Vedi, non ci pensi mai, cattivo. Non è che la tomba dice qualcosa? Purtroppo no. Urkujuda, è vero. Che roba geniale. Hai visto? Eh no, questa è tanta roba. Questa merita la standing ovation per me. Standing ovation. L'ovazione stante, come la chiamerebbero in Italia. Olè, io sto proseguendo. Cioè, nel senso, ho abbandonato Rosso al suo triste destino. Non so dove andare. Ma io non so dove andare. Appunto. Sai cos'è il punto? Servirebbe scalaroccia. No. Sì. Dici? Per forza. Aspetta. No, non ti porta, sì, è vero, ti porta da qualche parte. E tecnicamente aspetta, ti porterebbe di sopra. No, c'è una porta. Dove? C'è una casa spettrale. Non ti fa entrare. Aspetta, io lo trollo, passo di qua. Non c'è un cazzo da fare, perfetto. Cosa facciamo? Ah ok, praticamente cioè, ho parlato con una tipa, mi fa che non fa passare nessuno nella casa perché è ufficialmente infestata, cioè nel senso è riconosciutamente infestata. Riconosciutamente? Sì sì, l'Italia, anche il mio italiano è infestato. Basta! Cazzo! Allora, dove, no, dove stavo andiamo? Io sto girando come un bastardo. E stavo cercando di pensare. Cioè, so che è una roba difficile, però... Per te sicuro. Aspetta, forse all'altra città c'era un altro percorso? Non lo so. Secondo me dobbiamo fare qualcosa alla libreria, però. Può darsi. Astonish cos'è più? Sgomento.
Aspetta, allora prova a tornare un attimo indietro. Dai! 2 hours later. Ok ragazzi, rieccoci qua, tornati, abbiamo scoperto cosa bisognava fare e molto semplicemente dovevamo utilizzare il Pathfinder per trovare un passaggio segreto nella libreria. Ora, senza romperci il cazzo, il passaggio è qua. Ok, molto bene. Entriamo. Io sono entrato e c'è... Oddio, c'è un Kirlia, ok. Io salvo la vita. Ah, okay. Ah, il tipo stava cercando Kirlia. Credo. Ok, ha usato teletrasporto, penso che sia fuggito. No, poverino, è rimasto deluso. Quanto cazzo sta parlando sto coso? Basta! Io sto skippando tutto. Oh, fermo! Ok. anche io stavo skippando. Ok, oddio, ma sono scomparsi tutti. What the fuck? Oddio, che cosa. E mo? Cosa brutta. E mo niente, adesso niente. Adesso proseguiamo. Boh, sarà cambiato qualcosa da qualche parte. Aspetta. Magari era il capo palestra quello lì. What? Aspetta. Perché adesso la tipo mi fa che il piano superiore è aperto? Non lo so. Oddio. Non ho capito. Ah, ci sono tipo i distributori delle bibite qua sopra. Sai che forse avremmo dovuto leggere? Non sarebbe stata una pessima idea. Aspetta, fammi vedere se il Pathfinder prende qualcosa. No, ok, basta, scendiamo. Addio, è stato bello. E mo Rip. Però? Mo, sti cazzi, mo, torniamo indietro. E torniamo indietro, dove cazzo andiamo? Non lo so. Magari adesso ci fa prendere la barca. Vediamo. Potrebbe anche darsi, eh? Avrebbe senso. Dai! No, non ci fa ancora andare. Ma cazzo! Non ci fa barcheggiare ancora. No, non ci fa barcheggiare. Che scandalo! Aspetta, fammi andare a vedere sulla mappa città. Noi ce l'abbiamo la mappa città. Sì, penso. Spero. No, non ce l'abbiamo. No, sì. Ma è scomparsa anche la nostra rivale, ora che ci penso. Abbiamo il Pokémon. Ma... Aspetta, la casa è infestata. Aspetta. Cristo, hai ragione. Aspetta, sarà sicuro ci scommetto le palle. No, no, che fai come me nella parte. Forse non è il caso. Però secondo me adesso avrebbe senso. Vediamo. No, non avrebbe. No, c'è un tipo, Ok, c'è il tipo, perfetto. Ci ho visto. Arrivo, aspettami. Aspetta. Oh, eccoti qua, Creepy. Sei qui per aiutare? Sembra... La definizione di aspettami è... Ah, sembra che quello che io sto cercando si trovi qui dentro. Ma la donna non mi lascia passare. Ma devo controllare questo posto. Qualcosa qua dentro sta causando il potere... sta causando l'uscita del potere selvaggio di Kirlia. E questo potere sta andando fuori controllo e questo potrebbe causare un sacco di problemi e di incidenti. Posso chiederti un favore, Creepy? C'è una... Other side of the cemetery. Oh, ci ha dato scala roccia. Che ci aveva dato mentre skippavo, visto che ci dava un MT, ma non scala non roccia visto quale. Grazie al quale possiamo andare dietro alla casa e passare dall'altra porta d'accesso. Vabbè, io sto punto devo take. A chi la insegniamo? Luxio al posto di take, tanto. Ah, sì. Arriva, aspetta che io sto ancora pensando a Red, sinceramente. Ah, già che c'è il TM case. Cosa c'entra Red? Sto ancora pensando a Red lì che è alla tomba, figata. Ah già. Olè, perfetto. Minchia, io faccio una creepypasta sopra. Io sono salito. C'è un'altra cazzo di grotta coperta da Vulpix. Dai, che fa. Drowsy selvatico non sarebbe pessimo, eh. E prendilo. No, beh, cioè non lo prendo perché ho già 3 Pokémon, però non sarebbe malaccio. Più che altro, sai cos'è? Ma dove cazzo sono salito? Io sono salito ho sbagliato. Ma come? Sei tornato indietro da... No, devi andare dove c'era Red. Okay. Okay. E io invece continuavo, cioè mi sono preso un po' di strumenti allora. Io sono nel retro. Dov'è Red qua?
Qua c'è Red. E dov'è la... Eccola. Vai dietro. Ok, io sto salendo al piano superiore casa. C'è un oggetto che scintilla sul tavolo? No, ci sono due oggetti che scintillano sul tavolo. Oh, non riesco a prenderli. Io proseguo, Se riuscissi a scappare... Oddio, ci sono pure i selvatici qua dentro e sono gattini schifosi. Ma dai, io speravo in qualche spettro, non gattini. Sono entrato dal retro, c'è la signora, cosa faccio? No, vai al piano superiore, non serve a niente la signora. Cioè, più che altro non ti caga di striscio. Volevo vedere se c'era qualche Pokémon. Ci sono cose che brillano. Non le puoi prendere, ci sono solo Pokémon. Oddio! Mega Gardevoir! Porco Giuda! Cioè, è Mega Gardevoir questo? Sì, mi ha teletrasportato. Dove cazzo sono? Oddio, c'è un bambino. Lucia, mi dispiace, non posso aiutare. Oddio, che cosa inquieta. Oddio, no! C'è Phantom! No. Che giocone, raga, che giocone. Io lo catturo sto coso, io lo catturo. Anch'io me lo succhi, vaffanculo. Non ha già creazione, non gli fa un cazzo. Hai ragione. Cosa posso non gli posso far niente, bando Corphish con bolla. Io questo coso lo voglio. Tutta la vita l'ho shottato, porco. No, ma si sposta se gli lanci le Pokéball. No, non lo puoi prendere. No, non no, puoi. Vabbè. Ok, io sono tornato, sono entrato in un letto, finalmente sei sveglio. Oddio. Aspetta che lo butto giù allora. Ok, buttato giù. Ok, ci ha dato un'acqua fresca. Ah, grazie per avermi salvato, sono Lucia. Parla di suo fratello e un villaggio, molto bene. Frost. Ah, sei finalmente sveglio. Ok. Finalmente ho convinto Mr. Dampé per farmi entrare. Oddio, allora. Io ho parlato col tipo e mi ha dato dell'acqua fresca. E dobbiamo prendere dell'acqua fresca alla libreria. In questo e poi modo. Darla un Bonsly. Esatto, in questo modo Forest. Possiamo spostare i Bonsly nella Oracle Forest. Sì. Ha senso? No? Sì, sì, ha senso, era questo il senso della frase. Ok, perfetto. Allora direi di tornare indietro. No, quest'ultima cosa qua è una figata impressionante. No, ma in generale mi piace troppo sto gioco. Mamma mia. Avete fatto strabene a consigliarcelo. Sempre al top, gente. Sempre Mamma al top. Mia. Sì, gente che me l'ha consigliato, ma veramente vi ringrazio. Sta cosa qua di Phantom è stata stupenda. Pure i riferimenti a Red. Ma applausi. Che giocone, che giocone. Ok, io sto tornando indietro nel frattempo. Sì, mi curo un attimo i Pokémon e arrivo. Perfetto. Minchia, dobbiamo farci pure la caverna adesso. Sì, sì, vai, io ho comprato i repellenti, tranqui. Io no. Vediamo se magari è successo qualcosa in sta grotta. No, sta grotta qua, secondo me quella roba lì delle note è una trollata. Secondo me non c'è un cazzo. Sì, ma infatti. È per confondere un po'. Sì, infatti. Ok, questo saltello. Ma c'è un tra ciccione l'altro io qua. Sempre Shellder all'11, cioè vorrei. Ah, è quello di Headbutt. Ok, perfetto. Giusto, me l'avevi anche detto. È quello che ti dicevo. Me l'avevi anche detto, sì. Ok, io allora, sto tornando io sono indietro, alla vecchia ma città. Tanto indietro. No, ma che coglione. Non ci posso credere. Oddio, ma perché? Non ho preso l'acqua fresca, porca troia. Sono tornato indietro senza prendere l'acqua fresca. Cosa? Ma magari ma a lui ce n'è andata una, magari ne basta una. Aspetta, io provo, Ah. Ok, sono tornato nella nostra città e ci ha fermato nostro padre. Allora vengo anch'io, dai. Oddio, no, aspetta, nostro padre ci ha depositato nel coso dell'acqua fresca. Padre, ti voglio bene. Aspetta. Io non sono la vecchia città. Dove cazzo sei andato? Me lo spieghi? Devi tornare indietro alla primissima città. Ah, davvero? Sì. E c'hai nel PC c'hai un botto di roba. C'è un Lapras. Dove? Niente, non si poteva catturare. Era in acqua. Ma dove? Aspetta, no, lo voglio vedere. No, era la era nella città. Aspetta, no, adesso sono curioso. Nella città quella più grossa dopo il nostro villaggio. Okay. Mi sto andando ora col forest. Dove l'hai eccolo. Visto? Dove l'hai visto? Aspetta. Sei tornato. Oddio, che figo, eccolo. Che figo. Vabbè, aspetta, io sto arrivando. Dobbiamo andare nella Oracle Forest. Ce l'ha data? Ci ha dato l'acqua fresca? Devi andare nel tuo PC e trovi un po' di roba. Ritirala che può essere utile. Io vado intanto nell'Oracle Forest per vedere se riesco a smuovere qualcosa. Anche perché tanto tra un attimo dobbiamo stoppare per due motivi. L'episodio sta diventando lungo e io devo andare. No, va bene. Se non facciamo a registrarne un altro. Ok, aspetta, io vediamo. Sto proseguendo, vediamo se
riusciamo a sgamare qualcosa. What? Ok, io sto arrivando, io sto andando all'Oracle Forest. Anch'io. Cioè io sono già all'Oracle Forest. Perfect. Ale. Oddio. Oddio, tutto a che, a che livello si evolve coso? Markrow? No, Markrow con la nero pietra, lo so. Shelder. Non mi ricordo. 3 idrica. Ah, ma sarà quelle, saranno quelle foglie? No, non sono quelle foglie. Sai che ci ho pensato anch'io, però no. Ah, vai a nord, perfetto, l'ho trovato io. A nord? Io sono a nord. A più a nord possibile. C'è uno strano albero, vuoi usare l'acqua fresca? Sì. Ok, mi ha attaccato un Bonsly, ma io l'ho sciotto perché tanto... Minchia, livello 15... Non lo vedo. Fabio, livello 15 sto Bonsly. Aspetta, io lo prendo, non si porca sa mai. Troia. A non che si livello si evolve il Bonsly? 20. 20? Ah, 20. È vero. Mi pare 20, eh. Sì, sì, può darsi. Oh, l'ho quasi sciottato. Eccolo qua. Preso, perfetto. Ah, ne bastava una comunque, buono. Sì. Ole, perfetto. Proseguiamo pure stoppiamo, che dici? Lo catturo anch'io comunque. Non si sa mai. Oi, Fabio. Tu lo usi? Io probabile, cioè un livello alto. Più che altro me lo tengo per non rischiare. Sì, anch'io, poi vediamo. Cosa stavi dicendo comunque? Io sto proseguendo, direi di stoppare usciti dal bosco, no? Sì, usciamo dal bosco. Ok, perfetto. Intanto ho trovato selvatico, sai cosa? Un panseer. Oh, anch'io! Nello stesso momento. Quasi quasi lo prendo io. Se mannaggia avessi taglio, potrei sbloccare un botto di stradina, però. Vabbè, io lo catturo, poi se lo uso, no, okay. Si penserà, ma qua c'è una al tipa. Massimo lo sostituisco. Ok, ah, mi ha dato un Miracle Seed, ok, perfetto, buono sapersi. Ah, ma c'è anche Vanipad. Sta foresta è più grande di quanto mi aspettassi, sai. Vabbè, allora stoppiamo qua. Io sono già 21 minuti di registrazione, comunque. E allora aspetta, dai, stoppiamo, direi. Sì, sì. Beh, cazzo, qua... ho affrontato un pigliamosche stronzo. Aspetta. Io non lo affronto ancora. No, vabbè, lo affronto anch'io, dai. Si waddle e via pure questo. Lo faccio per voi. Perfetto. Grazie. Grazie, Fabietto. Meno male che lo fa per noi, raga. Madonna. Dai, muori, yes, muori. Ok. Guarda, uso un panseer contro di lui. No, è infinita sta cazzo di... Ok, no, direi di stoppare, raga. Se no rischiamo di fare la parte troppo lunga. Beh, io sfido anche se tipo qua, tanto ormai ci sono. Ma sì. Livello 8 per Markrow. Fantastico. Porco... Ma ha ucciso. Ma cosa fai? Esci dal coso, quindi? Aspetta, no. Stiamo dentro il bosco. Intanto c'ho Bonsly in campo. Sta uccidendo questo apicoltore con i suoi uccellini, li ha aperti tutti. Eroico. Niente, signori miei, questo episodio qua può concludersi qui. Quindi spero che vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi ad entrambi i canali, sia il mio che quello di Fabio. Rispondete alla domanda del giorno che trovate come al solito qua sotto nella sidebar. E passate ai social che saranno in descrizione. Mi raccomando, signori, anche i social di Fabietto, perché altrimenti qua... Cioè poi... Mi raccomando. Cioè, bisogno veramente... Ah, il gruppo Telegram dove ci siamo sia io che lui, che Luke, che Ambi. Quindi passate e fate bordello. E siamo a quota 100, quindi c'è tanta bella gente. Esatto. E poi tra mezz'ora troverete... No, tra meno di mezz'ora. Comunque, troverete il mio video sul mio canale. Cioè, l'episodio dopo. Sì, sul insomma, mio canale. Passate quindi... sul canale per vederlo. Esatto, avete capito. E quindi detto nulla. Ciò, vi salutiamo. Ci becchiamo in un prossimo video, signori. Ciao ragazzi.